Un attivista climatico non è un pericolo per la pubblica sicurezza. Alla fine il Tribunale di Milano l'ha riconosciuto e ha deciso di non applicare per Simone Ficicchia, attivista di ultima generazione di appena 20 anni, le misure di sorveglianza che normalmente si userebbero con un mafioso. Sì, perché la cosiddetta sorveglianza speciale che la Questura di Pavia aveva chiesto per Ficicchia è un provvedimento previsto dal codice antimafia. Nonostante questa piccola retromarcia, è chiaro che si è aperta una nuova stagione di criminalizzazione dell'attivismo. L'abbiamo visto anche in Germania, da dove ci sono arrivate le fotografie di Greta Thunberg, trascinata via di peso dalla polizia mentre protestava a Lützerath contro l'allargamento della miniera di carbone. Sulle proteste qui da noi, ma come in tutta Europa, la narrativa dei governi non corrisponde alla realtà. Ci parlano di minacce e pericoli alla sicurezza, di eversione. E non è solo retorica. C'è il caso di Simone Ficicchia, appunto, ma anche quello dei tre attivisti che avevano lanciato della vernice lavabile contro il Senato. Vernice, infatti, che è stata lavata senza problemi con dell'acqua in poche ore. Nulla è rimasto danneggiato, eppure sono stati arrestati con l'accusa di danneggiamento, un reato ben più grave del semplice imbrattamento. E questo dipende da una modifica del codice penale introdotto da Matteo Salvini con il secondo decreto sicurezza. Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione dello Stato, nome del clan, ce lo balla. Lo Stato difende i suoi cittadini, informarsi, approfondire, continuare a vivere. È successo a Firenze, nell'ultimo fine settimana, ma è ormai da mesi che in Italia e in tutta Europa si parla di ultima generazione e delle loro azioni di disobbedienza civile, particolarmente impattanti. Zuppe di pomodoro contro i quadri, sempre protetti da vetri, attivisti incollati alle pareti di musei o teatri, vernici lavabili, facilmente lavabili, sui palazzi del potere e blocchi autostradali. Sono modalità di protesta radicale, agli Uffizi, Primavera di Botticelli, si sono incollati vicino all'opera d'arte e motivandola in un modo anche accattivante. Hanno detto: al giorno d'oggi è possibile vedere una primavera bella come questa? Incendi, crisi alimentare, siccità lo rendono sempre più difficile. E poi forse ricorderete a Palazzo Bonaparte, la mostra Van Gogh di Van Gogh, hanno lanciato sul vetro sempre zuppa di piselli e poi gli attivisti si sono incollati dicendo: indignatevi per i milioni di morti a causa del cambiamento climatico. Poi vernice, una vernice che solo passando dell'acqua viene via. Ecco, questa vernice di color rosso viene usata contro il Senato e la Scala di Milano. Poi c'è l'episodio della farina sull'auto dipinta da Andy Warhol esposta alla fabbrica del vapore a Milano. E poi blocchi autostradali. Sono tutte azioni che attirano una grande attenzione. L'obiettivo di ultima generazione è quello di costringere alla discussione, di imporre il tema della crisi climatica. I metodi più classici, come gli scioperi, i cortei colorati con la musica, i tamburi, tanti ragazzi in strada, sono importanti, ma non sono stati abbastanza. Certamente hanno contribuito a creare consapevolezza sui rischi del cambiamento climatico e anche a generare partecipazione. Ma non sono riusciti a condizionare l'agenda politica. I governi continuano a investire in massa in combustibili fossili. Gli investimenti sull'energia pulita sono ancora deboli, quasi investimenti ridicoli. Le politiche ambientali, nei fatti, sono completamente assenti. E allora cosa si fa? Si prova ad essere più incisivi, a chiedere il cambiamento in maniera radicale, perché radicale è la situazione, drammaticamente radicale. Non c'è più tempo. La scelta di ultima generazione è una scelta non violenta ed è una scelta di disobbedienza civile. Che significa scelta di disobbedienza civile? Significa avere comportamenti illegali, non violenti, dove si mette in gioco però solo il proprio corpo e la propria sicurezza. Non si mette a rischio la vita di nessuno. Si è disponibili a pagare le conseguenze del proprio gesto. La disobbedienza civile viola la legge alla luce del sole, dichiarandolo che lo sta facendo, autodenunciandosi. È completamente diverso dall'atto rivoluzionario avversivo. Quando un rivoluzionario decide di fare una rapina, per esempio per autofinanziarsi, commette un atto violento tentando di non essere né scoperto
mi ha arrestato. La sua attività è contro la legge. Lo Stato lo vuole abbattere perché è un nemico dello Stato. Chi disobbedisce civilmente invece sceglie un'altra strada. Commette un reato non violento per trasformare quello Stato, non abbatterlo. E ne paga le conseguenze penali perché il suo obiettivo è dimostrare, mettendo la responsabilità del proprio corpo in gioco, che la legge è ingiusta e che il suo atto, di cui solo lui paga le conseguenze, è servito a ottenere un diritto per tutti. Il messaggio è: in prima persona mi occupo di un'ingiustizia. Pagandone le conseguenze, me ne prendo cura. Il disobbediente crede nella trasformazione, nella riformabilità della società in cui protesta. Ha fiducia in questa società. Ultima generazione, provocatoriamente, vuole generare fastidio, frustrazione, shock. Molti di noi, infatti, hanno provato fastidio a vedere della zuppa sopra un quadro di Van Gogh. Poi abbiamo tutti capito che era sul vetro protettivo del quadro. Ma quel sentimento di fastidio serve a porre una domanda. Stai provando questo fastidio perché un vetro lavabile in 3 minuti viene imbrattato da del pomodoro, ma non stai provando lo stesso fastidio dinanzi a delle politiche che stanno distruggendo irreversibilmente il tuo paese, il tuo pianeta e tutte le specie viventi che lo abitano? Avete sentito più volte, soprattutto l'estrema destra populista, usare l'espressione non è imbrattando il Senato, non è imbrattando la meraviglia della Scala, che le cose possono cambiare, che la vostra lotta assume legittimità. Bisogna spendere bene le parole. Non è stato imbrattato nulla, hanno mimato, hanno messo in scena un gesto simbolico di imbrattamento per innescare il fastidio. Ma come così la Scala? Ma come un Van Gogh? E poi ti dicono subito: avete visto il vostro disgusto per una cosa del genere, la vostra indignazione, e non avete la stessa indignazione per, come dire, una crisi irreversibile che sta accadendo. Sì, qualcuno dirà, ma i blocchi stradali? Sono lavoratori che vengono bloccati. Che c'entra? Beh, le proteste e le manifestazioni del dissenso hanno sempre dato fastidio. Quel fastidio viene generato, viene innescato. Pensiamo alla lotta per il voto delle donne, marchiato con il termine dispregiativo che avrete sentito molte volte, di suffragette. Queste donne coraggiose del XIX secolo si incatenavano alle ringhiere, incendiavano le cassette postali, rompevano le finestre delle case vuote. Simboli, atti dimostrativi non violenti, ci si assicurava che nessuno si facesse male, per provare a attirare l'attenzione su un crimine, cioè il voto non dato alle donne. In quelle cassette postali a cui davano fuoco arrivavano le autorizzazioni, le documentazioni per far votare gli uomini e non le donne. Bene, e anche grazie a queste scelte di disobbedienza, se quelle donne sono riuscite a ottenere il voto, un diritto fondamentale. Oppure, per esempio, l'esperienza di Gandhi, la disobbedienza civile indiana, proprio per impedire che gli indiani fossero costretti a comprare il sale dalla Gran Bretagna, Gandhi fece distribuire gratuitamente il sale indiano. E così distrusse la concorrenza del sale inglese, per esempio, che veniva imposto. Insomma, molta parte dei diritti che abbiamo noi oggi sono stati ottenuti con atti di disobbedienza. Qualcuno ha violato una legge ingiusta per farla trasformare proprio in nome della giustizia. Chi protesta mette in conto di essere disprezzato o deriso. L'obiettivo di chi fa questi atti non è di risultare simpatico, anzi, non sono certo atti che ti generano un consenso diffuso. L'obiettivo è generare attenzione, non consenso. Attenzione anche attraverso la polemica, il fastidio, il diniego, persino il dileggio. Sanno benissimo chi si impegna che questi saranno i commenti. Ben vengano, se questo può rompere la crosta di indifferenza sulla questione climatica. Ma cosa chiedono, in maniera più specifica, al governo italiano? Due cose.
Le nostre richieste al governo italiano sono di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e di cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale. Che vengano sbloccati 20 gigawatt di eolico e solare entro il 2023, in modo da dare anche migliaia di posti di lavoro. Nelle scelte di ultima generazione, nelle scelte di disobbedienza civile, ci sono ovviamente degli elementi controversi, come per ogni scelta politica del resto. Il problema riguarda l'alienazione del favore dell'opinione pubblica. Ricordate Greenpeace, per esempio? Bene, decidevano di bersagliare direttamente le aziende responsabili, per esempio, dell'inquinamento, oppure bersagliavano le navi che andavano ad uccidere le balene. Questo rendeva le loro battaglie più leggibili. Cioè, te la prendi direttamente con chi sta avvelenando, direttamente con chi sta uccidendo. E questo generava un maggiore consenso. Però erano battaglie lontane. Le navi baleniere erano nei mari del nord, le navi petroliere erano lontane, lontanissime dalle coste, ci andavano con i motoscafi, arrivavano queste proteste con dei video, delle foto, tutto molto distante. Ecco, ultima generazione si pone un obiettivo diverso da questa pratica, la vicinanza della protesta. Nel museo, su un quadro simbolo che conosci, che hai visto sui tuoi libri di scuola, che magari una riproduzione hai appeso in camera. Ecco, quando avviene un atto su una cosa del genere, la senti vicina. Oppure il teatro, o l'autostrada. Tutto ciò che ti è vicino e tutto ciò che la cultura considera sacro, un quadro, un teatro. E non considera sacro allo stesso modo la terra, un bosco, la vita animale, la vita umana. Questi attivisti mostrano che questa sacralità che la cultura dà alla vita non è violata dal loro atto di protesta, ma dalle feroci politiche a favore dei combustibili fossili che hanno portato al riscaldamento globale. Perché il blocco stradale allora, sapendo che si bloccheranno normali lavoratori, non certo ministri o amministratori delegati di società petrolifere? Beh, perché chi rimane bloccato con la propria auto, questo nell'intenzione, non può far altro che fermarsi e riflettere, magari arrabbiato, sul motivo per cui è rimasto bloccato. E lo dirà qualcuno al telefono, lo diranno i telegiornali, e si creerà disagio, e questo disagio veicola, anche se in forma antipatica, ma veicola l'emergenza climatica. L'ecosistema è a rischio. La vostra quotidianità, andare in macchina, andare al lavoro, andare in ospedale, è compromessa, sarà compromessa per sempre. Perché questa quotidianità non ci sarà più. E anzi, continuando ad essere così, peggiora le cose. L'altro rischio che ha la disobbedienza civile con questo tipo di pratica è che si parli più della protesta in sé che della ragione per cui si protesta. È quello, per esempio, che è successo alle Pussy Riot. Voi ve lo ricordate perché protestavano? All'inizio si sono dimostrate molto efficaci, sfruttando la morbosità del sistema mediatico, si spogliavano, no? E quindi il loro seno, con spesso il petto delle scritte, generava scandalo, prime pagine, siti, click. Ecco, sfruttando questa cosa, generata dalla nudità, veicolavano importantissimi messaggi, gli arresti che venivano nel regime di Putin, gli arresti in Bielorussia, campagne contro la guerra, che davvero arrivavano a milioni di persone. Quello che sta purtroppo accadendo oggi è che si ricorda più l'evento in sé, quindi il seno scoperto, la nudità in sé, la fotografia, i poliziotti che portano via le attiviste, e ci si dimentica delle istanze per cui quell'atto simbolico è stato fatto. Questo è un rischio che la macchina mediatica, consumando tutto, macinando tutto, fa correre a queste battaglie. Però è pur vero che ad oggi tutte le campagne di sensibilizzazione sulla crisi climatica non hanno portato a un cambiamento politico. Hanno portato appunto a una condivisione del tema, a un dibattito importantissimo, certo, ma non a un cambiamento politico. E forse ci riusciranno solo nuove forme di protesta, o quantomeno ci provano. Appare ancora più assurdo la criminalizzazione che si sta facendo di ultima generazione. Non c'è nessun senso della misura. È incommensurabile la macchina che li sta delegittimando, diffamando, reprimendo rispetto agli atti che compiono. Si tratta di attivisti che tra l'altro si sono sempre denunciati, che hanno sempre accettato le conseguenze della loro azione, come fa ogni persona che sceglie la disobbedienza civile.
non è un atto eversivo, loro affatto. Vogliono spingere la politica a scelte di cui beneficeremo tutti. La politica cosa fa? Si bea di arrestarli, si bea di reprimerli, li dileggia. Salvini, con tutta la sua solita sicumera e arroganza ignorante, li definisce persino cretini per dargli in pasto alla comunità delle sue bande populiste. Gli attivisti di ultima generazione con le loro manifestazioni dimostrano, paradossalmente, di essere tra gli unici a credere ancora nelle nostre istituzioni rappresentative, perché vogliono interloquire con loro attirandone l'attenzione. Chiedono alla nostra democrazia di essere coerente e di attuare le scelte utili a rispettare gli impegni ratificati a livello internazionale. Impegni che l'estrema destra populista sta sabotando. Gli attivisti di ultima generazione danno fastidio perché disvelano l'ipocrisia che ci sta dietro gli annunci sul clima e l'ambiente, che sono solo di superficie, ma non vanno in nessuna direzione fattuale di protezione delle nostre coste, delle nostre montagne, delle nostre campagne, dei nostri boschi. Nulla di tutto questo viene fatto, è solo utilizzato, no? come dire, raccogliete la carta sporca, ma poi allo stesso tempo investono in energia fossile, avvelenano quella stessa terra a cui dicono di tenere perché la rassettano. Ecco, i ragazzi di ultima generazione chiedono alle istituzioni una parola di verità che presuppone un'azione immediata. Per ora la politica ignora, anzi persegue questi attivisti proprio per evitare di affrontare ciò che loro stanno chiedendo urlando. Matteo Salvini si è vantato del fatto che l'arresto dei tre giovani attivisti sia una diretta conseguenza del suo decreto sicurezza e si è dichiarato fiero che con una legge del suo pacchetto sicurezza può far condannare questi ragazzi da 6 mesi a 3 anni. Molto fiero di questo. E gli chiedo, ma seguendo lo stesso rigore, quanti anni darebbe a chi ha rubato, facciamo per ipotesi, 49 milioni di euro? Mi riferisco ai 49 milioni, cioè i rimborsi elettorali, fatti sparire dalla Lega. Il reato, dopo una condanna in primo e secondo grado, è stato prescritto. Il pianeta continua ad essere rovente. Il 2022 è stato l'anno più caldo dal 1800. Sono oltre che raddoppiati gli eventi climatici estremi nel nostro paese. 310 solo lo scorso anno, tra inondazioni, alluvioni e tempeste. Eventi per cui diverse persone hanno perso la vita. Il 2022 è stato anche l'anno più secco di sempre, causando carestie in diversi angoli della Terra. Gli ecosistemi più vulnerabili stanno scomparendo, i ghiacciai continuano a sciogliersi. Non sono opinioni, non sono ipotesi, non sono punti di vista. Che questo stia avvenendo non è un'opinione, non è una posizione politica, non è un dibattito, non è sottoponibile nemmeno al dibattito. Chi nega sta negando una verità scientifica. Chi nega la crisi climatica non ha un'opinione diversa, ha semplicemente ignoranza e manipolazione. Probabilmente è pagato da chi deve diffondere propaganda. Non è un'opinione la crisi climatica. È ora di chiederci, quindi, qual è il vero pericolo? Gli attivisti che stanno provando in tutti i modi ad attirare l'attenzione o questi politici sordi e complici?